Queste due radio sono di Daniele, di Rimini. Questo mi sembra che già l'ho avuto modo di vederlo io, questo di sotto. Quest'altro è un tenco, quarzato, credo almeno. E mi ha scritto dei fogli qua su quello che dobbiamo fare. Adesso vediamo se riesco a fare qua. Non penso di fare qualcosa. Se questo con i quarzi. Se sono danneggiati i quarzi non ce li ho e non posso fare nulla, però facciamo il tentativo. Poi gli ho mandato un'email, mi ha detto di non ha il microfono, di trovare il microfono, per questo qua se posso adattarne uno. Non va in TX e non commuta neanche. Come ho fatto a dire che non commuta se il microfono non ce l'hai, Daniele? In RX si sente la FM commerciale, buono. Controllo totale. Incomincio con questo, vediamo. Questo è il suo interno e questa è la parte sottostante. Francesco, vatti a districare qui con tutti questi fili. No, la prima cosa che faccio, guardo su internet se trovo lo schema, se no brancolo nel buio. No, niente, non va la radio, non va la radio. A parte il fatto che c'è i canali sfasati qua. Ho sistemato il microfono, ho trovato uno, è quasi nuovo questo microfono qua, della Maxicon. Però non esce potenza, forse sarà il finale, adesso lo controllo. Sì, il finale è danneggiato. Però non riesco a toglierlo perché non riesco a svitare le viti qua sotto qua. Dalla parte di sotto sono incollati, controdati e quindi non riesco a toglierlo. Adesso vediamo se posso con il trapano magari consumo le viti, vediamo. Però non ce l'ho uguale, poi devo cercare di adattarne uno di quelli dell'Alna 48, il 2078. Devo trovare una lettera di raffreddamento da adeguare e sistemarlo così. Che è uguale, questo qua non ce l'ho. Di questi 2078 ne ho un'infinità, devo trovare solo il modo di trovare un come si chiama? Un radiatore ad angolo. Un radiatore di alluminio ad angolo, vediamo se riesco a sistemarlo. Allora il tenco è stato completato, Ho cercato su internet lo schema elettrico, ma niente, non l'ho trovato. E questo è il sistema che ho adottato per sostituire il finale. Ho messo questa barra d'alluminio piegata qui fatta apposta. Ho sincronizzato i canali perché il visualizzatore era spostato rispetto alla corrispondenza dei canali. Quindi adesso siamo sul 22, lo provo ora che è aperto. Sono 6 watt e la modulazione è pure ottima. Hola! Hola! Abbiamo 15 in modulazione. Prova! Hola! Così. Ah, volevo dire che ho trovato il microfono. Ho sistemato il connettore pure microfonico perché era danneggiato. Ne ho messo un altro usato, però è più nuovo di quello lì. E quindi adesso la radio è pronta, metto il coperchio, unico coperchio, e passo all'altro. Su quest'altro Daniele scrive, non scriva. Già visto da lei, è arrivato rotto. Ah, mannaggia, è arrivato rotto. È arrivato rotto, sapete quando è arrivato rotto? Il 10 settembre 2021, sono andato a vedere su YouTube il video. 10 settembre 2021, adesso siamo a novembre, 14 mesi dopo. Daniele si ricorda che la radio è arrivata rotta. In AM dopo poche secondi smette di funzionare, S-meter a fondo scala e non va in TX, è in RX. In SSB sembra tutto K. E l'apparato che lei aveva spedito per errore a un altro suo cliente.
In poche parole, questo qui io ho sbagliato, l'ho mandato un altro, quello è stato gentile, ha pagato pure la spedizione e l'ho rispedito al destinatario giusto, senza aprire, senza chiudere il pacco. Quindi, caro Daniele, se scrivevi diversamente forse era meglio, ecco. Come per dire, dice, tu l'hai fatto, adesso tu lo devi sistemare, perché è stato già visto da lei. Comunque. Mettiamo da parte queste polemiche e vediamo quello che si può fare. Allora, a parte l'S-meter che va a fondo scala, io adesso l'ho abbassato un po', ma non è un problema quello perché bastava regolare il trimmer dell'S-meter. Però io vedo che sta funzionando la radio, ce l'ho acceso qui da più di 10 minuti. Hola, hola, prova, hola. Mi sta ascoltando. Prova, prova, hola. Io adesso devo andare a prendere la bambina a scuola. Lo lascio acceso. Quando torno vediamo un po'. Dopo pochi secondi, e già lo sto tenendo acceso da diverso tempo. Vediamo un po', lo lascio acceso comunque, quando torno poi lo controllo di nuovo. Daniele, la radio va bene, sono tornato, è stato ancora accesa qua, guarda. Questo tipo di apparato, quei picchi là te li sogni, di solito va in negativo, anche l'S-meter va in negativo di solito sugli altri apparati, non solo uguale a questo, ma anche tutti coloro che hanno lo stesso circuito, la stessa scheda madre. Guarda l'S-meter, adesso l'ho abbassato poco poco per evitare che va a sbattere a fondo scala. Guarda, hola! Hola, con i picchi va a fondo scala, se no, hola. Quindi la radio va bene, per me va bene, adesso ti mando un'email, vediamo un po' cosa rispondi. Allora ci siamo sentiti con Daniele, gli avevo promesso che lo tenevo acceso tutta la giornata per tranquillità. Ma non è tutta la giornata, però tutta la mattinata è accesa e la radio va bene. Facciamo l'ultima prova. Hola, hola. Quindi adesso lo chiudo e te le rispedisco entrambe. Un'altra cosa volevo dire. Sono arrivato e siamo andati a fare la spesa. Ho acceso le mail e mi è arrivato un altro messaggio di un'altra persona. Un 8001, ce lo hai riparato tu nel mese di agosto. Cioè sul furgone che avevo prima andava una bellezza. Adesso ho cambiato furgone e fa un problema. Si sente un rumore strano. Quindi voglio dire che certe volte uno non deve cercare di dire, sai, l'hai riparato tu, magari. Con questo non voglio aggiungere altro, vabbè, lasciamo perdere. Per quanto riguarda questo, mi è stato chiesto di fare il video e io lo pubblico per dimostrare che in effetti funziona. Grazie per aver visto appunto questo video e vi auguro una buona giornata anche oggi.